ci troviamo nel laboratorio dell'Orvietan, che è un digestivo nato a Orvieto nel 1603, per l'esattezza, inventato da un signore orvietano che si chiamava Girolamo Ferrante. E io ho incontrato questa storia in maniera casuale, perché una decina di anni fa ho usato il nome di questo antico farmaco per fare un'altra attività. Poi, studiando bene la storia per capire che cosa succedeva nel 600 con questo farmaco, mi sono appassionato e ho continuato a ricercare documenti, finché alla fine, con molta fatica e con l'aiuto di molte persone, con un paio di anni siamo riusciti a rifare questa antica ricetta. E questo orvietano era una sorta di antidoto, un contravveleno contro gli avvelenamenti accidentali e anche dolosi, bisogna dire, perché era un'abitudine abbastanza diffusa quella di avvelenare i propri concorrenti in varie situazioni. È un problema che ha riguardato molto spesso anche i potenti, i re o i papi. Si è diffuso molto velocemente in tutta l'Italia e in particolar modo in Francia. Il nostro personaggio, questo Girolamo Ferrante, che è l'inventore di questo prodotto, chiede un'autorizzazione ad Orvieto nel 1603 per venderlo. Poi subito dopo si sposta a Roma e molto velocemente la piazza romana accoglie questo prodotto in maniera molto importante, per cui è un prodotto diffusissimo in città. Qualche anno dopo il Papa, tramite il Camerlengo, farà un editto per proteggerlo contro i falsificatori, perché era già dopo pochi anni così importante e richiesto da tutti che veniva addirittura falsificato. I documenti molti sono negli archivi e nei musei. Molti sono riusciti a ricomperarli dal mercato antiquario. Ho la licenza fatta addirittura dal re di Francia, da Luigi XIV, ci sono molti libri di farmacia, perché a un certo punto i dottori si sono impadroniti anche loro della formula, quella vera, l'hanno codificata in maniera ufficiale, proprio per evitare il problema delle falsificazioni, per cui è andata a finire nei libri stampati e nel 700, in poche parole, in tutta Europa qualsiasi farmacista aveva la ricetta ufficiale per farlo. L'orvietano si fa con 26 erbe. Sono tutte erbe officinali che hanno un potere digestivo e la maggior parte di queste erbe è raccolta nella media nell'alta collina italiana, ma molte sono di importazione. Venivano importate dall'Oriente. Alcune di queste erbe addirittura arrivano dalla Cina. Ci sono come la galanga, l'alpinia, sono erbe che provengono dalla Cina, la cannella che viene dalla parte asiatica, sono appunto tutte erbe antisettiche che miscelate tutte insieme hanno un potere antisettico per lo stomaco e digestivo. C'è da dire questo, che l'orvietano veniva usato in due concentrazioni, una concentrazione molto forte al momento del problema dell'avvelenamento, perché tutte queste erbe usate in una dose molto alta sono lassative, sudorifere, vomitive, fanno espellere, diciamo, il problema. Poi l'orvietano leggero veniva dato dopo e rimetteva a posto tutto l'apparato digerente. Questo aiutava, diciamo, a rimettersi in sesto dopo l'intossicazione, che è poi quello che io produco oggi, perché oggi noi non abbiamo problemi di intossicazione alimentare da avvelenamento da cibo, per fortuna. Però ci piace molto mangiare, per cui abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuta nella digestione. In questo caso, diciamo, questo è un prodotto perfetto per la digestione. La ricetta è quella del 600. Il procedimento è completamente manuale. Non si fa niente di meccanico, non si fa nessuna forzatura con i filtraggi, per cui si lascia decantare il prodotto molto a lungo. Quando è chiaro, si porta nella bottiglia e si beve. Vi posso tranquillamente definire l'orvietano di questo secolo. Ho impiegato 2 anni per farlo. È veramente complicato da trovare i giusti pesi, che quelli sì sono segreti.